Indagini per l'alluvione del 2022, nominato il difensore del comune, la Procura di Napoli ha avviato le indagini alla ricerca di eventuali responsabili. L'avvocato Tortora difenderà il comune di Casamicciola in caso di rinvio a giudizio. Parcheggio ad Ischia Ponte, residenti sfiduciati, un monumento comunque da completare, hanno commentato gli abitanti del Borgo Antico che attendono da troppi anni il completamento della struttura. Sanità approcci da politici insensibili, la giustizia ci aiuta mentre i politici ai vari livelli ignorano le esigenze dell'isola, il pensiero del procidano Giuseppe Giaquinto. Una panchina in Serie A per Giovanni Martuscello, il tecnico ischitano è stato scelto come nuovo allenatore della Lazio dopo gli anni trascorsi a far da vice a Maurizio Sarri. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque, Casamicciola, dopo la violenta alluvione del 26 novembre 2022, di cui ancora si portano i segni e che aveva causato la frana e la morte di 12 persone, la Procura di Napoli aveva già avviato un'indagine alla ricerca di eventuali responsabili. Per questo, in queste ore, il Comune di Casamicciola ha deciso di correre ai ripari nominando l'avvocato Gennaro Tortora. Il difensore avrà il compito di tutelare il Comune in caso di un eventuale rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica. Il parcheggio ad Ischia Ponte, in queste ore l'epilogo con prima le ordinanze di demolizione, poi il TAR che decide che invece le opere sono legittime. In tutto questo, residenti e commercianti cosa ne pensano? Sono anni che attendono questo parcheggio, la realizzazione di quest'opera che sembra essere la soluzione dei problemi di traffico e di sosta di auto per il Borgo Antico. Sono più o meno sfiduciati, li abbiamo ascoltati, sentiamo. Al momento sul parcheggio della Siena ci sono molte domande, in particolare la sesta sezione del TAR Campania ha dichiarato legittime le opere che in precedenza dovevano essere oggetto di demolizione. Vediamo cosa ne pensano i commercianti e l'opinione pubblica ad Ischia Ponte. 7-8 anni fa abbiamo fatto una riunione alla Pagoda per fare una petizione per questo parcheggio. Il parcheggio a noi raso già stava bene così, anzi stava benissimo e non si deturpava niente. Noi avevamo previsto che prima o poi si bloccavano i lavori, per il semplice motivo perché era una cosa troppo evidente, però questo è il risultato. Adesso è soltanto uno scempio, quando si toglierà o si ultimerà, allora va bene così. Perché non fanno niente, si hanno preso i soldi tutti quanti, chi ha mangiato, e questo è. State tranquilli che non fanno niente, questo parcheggio non è un parcheggio, quelle se niente volevano fare qualche cosa grossa, che non hanno fatto niente. Che è arrivato a 12-13 anni, resta quel monumento antipatico che ci sta, deve finire al più presto possibile. Qualunque essa sia, se hanno sbagliato, però fatelo finire. Quindi perché risolve il problema di Ischia Ponte con le macchine che possono mettere nel parcheggio, e Ischia Ponte va anche acquistare un altro senso, qualcosa di diverso, come giù Sant'Angelo che le macchine le fanno mettere. Ischia Ponte secondo me acquista qualcosa di più importante di quello che è. Quindi proseguire i lavori e non abbattere. Costruire di nuovo no, però l'importante è che sopra mettono un giardino, che i bambini che ci vanno a giocare, quello sarebbe la cosa più bella che per far finire quel parcheggio. Penso che sia un danno che sia in quelle condizioni e spero tanto che riescano a sistemare e aprire finalmente questo parcheggio, perché questo borgo ha bisogno di parcheggi. È vero, ce n'è uno, ma penso sia piccolino quello che abbiamo giù, la spiaggia dei pescatori. Non so perché gli altri non siano d'accordo, alla fine i lavori sono stati fatti, perché abbatterlo, perché questi sigilli? Per me dal punto di vista turistico è solo un bene, sicuramente un pro per Ischia Ponte e per l'isola tutta, e sarebbe davvero inopportuno abbatterlo dopo averlo realizzato, già mettendoci troppo tempo. È una storia che dura da oltre 10 anni, se ben ricordo, anno più, anno meno. Penso che sia ormai maturo il tempo per rendere un servizio pubblico, che sia un parcheggio alla portata di tutti, specialmente sotto l'aspetto pure economico per i residenti. Sì, stanno menando in casa abusiva in terra, e che l'hanno fatto, che lo schifo, sotto un seminario.
perché tengono i santi in paradiso, hanno intero pure quella roba là. Questa mattina il dirigente dell'area tecnica dell'EVI S.P.A., l'ingegner Franco Trani, si è incontrato con responsabili e tecnici di alcune ditte di lavori subacquei allo scopo di pianificare l'intervento di sostituzione dei primi 200 metri della condotta fognaria sottomarina di Sant'Angelo. Il tratto in questione infatti versa in condizioni di deterioramento e può provocare ulteriori fenomeni di inquinamento marino, sebbene lievi. Infatti negli anni sono stati diversi gli interventi segnalati e poi realizzati su questo tratto di condotta. I lavori inizieranno una volta acquisite tutte le autorizzazioni necessarie e saranno completati compatibilmente con l'inizio della prossima stagione balneare. La condotta sottomarina sul cui tratto si interverrà è asservita all'impianto di pretrattamento fognario di Sant'Angelo, denominato sotto la torre, complessivamente lunga oltre un chilometro, ha un diametro di 30 centimetri e recapita in mare alla profondità di 40 metri. Il presidente dell'EVI, Mario Basentini, dice: siamo fiduciosi nella possibilità di risolvere questo problema nel minor tempo possibile, peraltro in pieno accordo e collaborazione col Comune di Serra Fontana e con le autorità competenti. Passi avanti ad Ischia per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla via Michele Mazzella per tentare di risolvere una volta per tutte il problema del traffico cittadino in entrata e in uscita dal comune, ma probabilmente anche questo intervento forse non basterà. Sentiamo. Saranno le rotatorie che provvederanno a snellire il traffico in ingresso nel centro del comune di Ischia. Se ne è farsa persuasa l'attuale amministrazione comunale, che ha iniziato a mettere mano a via Michele Mazzella, la lunga ed importante arteria che si congiunge attraversando i pilastri con il territorio del comune di Barano. La prima rotatoria realizzata sull'ex incrocio dei semafori alla superstrada sembra aver sortito effetti positivi, visto che lo stesso sindaco ha definito come positiva quella che ha descritto come una sperimentazione. Ma il progetto complessivo prevede un secondo step, la realizzazione di una rotatoria a pochi metri di distanza, all'altezza dell'attuale incrocio con via Fondobosso ed il viale dell'Amicizia. Siamo fermamente convinti, afferma il sindaco Ferrandino, che una nuova rotatoria in quell'incrocio possa rendere il traffico maggiormente ordinato e scorrevole. Approvato il progetto esecutivo in giunta, il responsabile del procedimento, l'architetto Carmine Prevenzano, ha provveduto ad attivare una manifestazione di interesse per selezionare 5 imprese le cui offerte concorreranno per aggiudicarsi la commessa della realizzazione della rotatoria definita con un termine tecnico compatta, che regolerà il traffico veicolare sull'incrocio tra via Michele Mazzella, via Fondobosso, via dell'Amicizia. La realizzazione di un'opera pubblica prevede a monte un iter molto lungo e complesso, ha precisato lo stesso sindaco. In questo caso finalmente siamo alle battute finali. Il problema del traffico da e verso il comune di Ischia è di vecchia data. Negli anni si sono sperimentate varie soluzioni, dalla creazione di improbabili marciapiedi sul tratto superiore di via Michele Mazzella ad un senso unico mai realmente istituito per ragioni superiori. Un'idea fissa e schematica dell'utilità delle rotatorie ad Ischia per lenire e snellire il troppo voluminoso traffico cittadino è sempre stato il pallino dell'ex capitano della Polizia Municipale Gennaro Giametta. Ma prima delle rotatorie non si può prescindere dalla realizzazione di un unico piano strategico che ridisegni la viabilità all'interno del comune capoluogo, semmai prendendo il coraggio con due mani ed istituire quei sensi unici più volte invocati e ipotizzati, ma mai realmente applicati. Chi vivrà, vedrà. A Barano, venerdì prossimo 15 marzo alle 16.30, presso la sala consiliare del comune, ci sarà un nuovo incontro nell'ambito dell'iniziativa Librarsi tra mare e monte. Il tema dell'incontro di questo appuntamento è una ferita emotiva profonda, il rifiuto ostinato di una sconfitta. La sanità procida, la giustizia ci aiuta, mentre manca la sensibilità dei politici ai vari livelli. È il commento di Giuseppe Giaquinto all'indomani della sentenza del TAR che mira a ristabilire l'equità del servizio sanitario organizzato dalla ASL sull'isola e così come aveva prescritto lo stesso TAR. Sentiamo Giaquinto. Partiamo dall'inizio, partiamoci da quando la Regione nel proprio piano sanitario quindi voleva addirittura togliere, eliminare l'ospedale di Procida. Ebbene, fu fatto primo ricorso dalla minoranza consigliare di allora, da Luigi Muro in primis, insieme ad altri soggetti territoriali. Quel ricorso fu vinto dal TAR Campania, che capì le ragioni di Procida e dei procidani, e quindi la cosa ebbe un risvolto positivo, se non che in questi anni è successo poco o nulla.
anzi, se così possiamo dire, siamo andati di male in peggio. Per cui si è fatto ulteriore ricorso, sempre da parte della minoranza consigliare Luigi Murus ed altri, per chiedere che ci fosse ottemperanza a quella sentenza precedente del TAR. L'11 marzo il TAR è venuto fuori con un'ordinanza, questo ovviamente ci fa piacere non solo per Procida, ma perché significa che i magistrati amministrativi riescono a comprendere bene quali sono i disagi di una popolazione isolana. E quindi loro con l'ordinanza hanno dato 30 giorni di tempo all'ASL e alla regione di conseguenza per chiarire a che punto è l'attuazione di quella che è stata, diciamo, la determinazione della precedente sentenza. Noi sappiamo bene che proprio in questi ultimi tempi le cose sono addirittura ancora ulteriormente peggiorate, cioè alla mancanza di specialisti sia presso l'ospedale sia presso il distretto sanitario si è anche unita il fatto che ci avevano ritardo dopo 5 anni l'idroambulanza, che pure serve per le necessità e le urgenze, e poi ce l'hanno ripresa il giorno dopo perché a capo, quella di Capri doveva fare lavoro e quindi era più giusto, secondo loro, darla a Capri. Poi abbiamo avuto il problema della guardia medica, nel senso che sono venuti meno alcuni medici che prestavano il servizio di guardia medica sul territorio, per cui si è deciso che se uno ne ha bisogno fa ricorso all'ospedale e quindi lì poi si vede chi è che ha la possibilità di recarsi a casa di un paziente che ne ha necessità. Ma ovviamente questo ci rattrista e ci sconforta, perché ovviamente la giustizia ci aiuta a mantenere in campo quantomeno una sanità decente sull'isola, però la mancanza di sensibilità da parte sia della regione Campania sia dei dirigenti dell'ASL sia dell'amministrazione comunale di Procida ci sconforta, perché i procidani hanno diritto alla salute, innanzitutto alla buona salute, che ce la lavoriamo per tutti, ma hanno diritto all'assistenza e soprattutto ad avere delle branche specialistiche presenti sul territorio, nonostante qualche dirigente regionale della sanità dica che a Procida non ci vogliono venire. Ma mi sembra strano, perché se questi qui sono dipendenti dell'ASL, ovviamente vanno dove dice la direzione, e c'è poco da dire. Se ne ce n'è bisogno a Procida, devono essere mandati a Procida. Del resto, ogni giorno a Procida arrivano tanti pendolari da terraferma e non è che mettono in crisi i servizi vari e li annullano. Perciò dico, secondo me questa è una scusa bella e buona. Noi ovviamente siamo dalla parte dei procidani, di chi vuole un minimo di certezza per quanto riguarda la salute, perché la salute può riguardare tutti. Torniamo sull'isola d'Ischia, in quello che adesso è il Bosco della Falanga. Un tempo esisteva un vero e proprio piccolo villaggio di tufo abitato da contadini ed allevatori. Tra gli alberi di castagno piantati poi dai Borbone restano adesso le case di pietra, ma anche un palmento e le famose fosse della neve. Vediamo. Ci troviamo in questa piana chiamata il Bosco della Falanga, a 400 metri di altitudine sull'isola d'Ischia. Questo bosco di castagno, in realtà prima non era un castagneto, perché alle nostre spalle ci sta il palmento, questa è la dimostrazione che qui si vinificava, quindi c'erano le vigne e su questo punto qua si spremevano le uve per non portare giù l'uva e vendemmiarla, si spremeva qui e da qui portavano giù soltanto il mosto. Dietro alle nostre spalle vedremo una casa di pietre, questo lo chiamiamo anche il villaggio delle case di pietra, perché ci sono tutti questi massi scavati che venivano usati come rifugio, come posto dove stare, come case. Quando qui si coltivava non è che scendevano tutti i giorni a valle, spesso rimanevano qui, passavano la notte per poi lavorare il domani mattina. Anche perché magari oltre ad avere le viti avevano anche degli animali all'interno, diciamo, delle loro disponibilità, quindi riuscivano in qualche modo a restare qui. L'acqua ce l'avevano, vedremo dopo come facevano anche a conservarla, diciamo che ci vivevano in maniera, qualcuno magari in maniera piuttosto stabile qui.
Sì, sicuramente, infatti vediamo proprio le case sono bene attrezzate, cioè avevano il punto fuoco, cioè avevano sempre una riserva d'acqua piovana naturalmente e tutto quello che a loro serviva per stare qui, quindi proprio dall'impressione di questo villaggio dove la gente ci viveva. Guardando questo palmento alla tua destra noi vediamo una vasca superiore, la vasca inferiore e poi proprio dietro di te la pietra dove poi si infilava il palo di legno per utilizzare la famosa pietra torcia per spremere ulteriormente le uve già semilavorate che finivano in questa vasca. Infatti la prima premitura avveniva con i piedi sulla parte liscia della roccia, poi venivano messe le uve dentro, sopra un tavolato e veniva usata questa roccia e con il suo peso dava pressione all'uva e poi il mosto fuoriusciva e andava in quell'altra vasca sottostante. Questo tipo di premitura risale, questo sistema risale agli antichi greci. È un'eredità diciamo, dei greci che arrivarono ad Ischia e che è sopravvissuta in realtà molti molti secoli, perché parliamo di strumenti che sono rimasti in uso probabilmente fino al 1700 inoltrato, anche il 1800. Sicuramente fino a che qui c'era un vigneto questi erano in uso. E Agostino, questa è una delle famose fosse della neve che troviamo su questa parte dell'Epomeo all'interno del territorio del Bosco della Falanga. Qui ci sono alcuni pali, diciamo, si vede che non è più in uso, ma all'interno di questi fossi veniva conservata la neve, appunto, la neve atmosferica era una gigantesca riserva di acqua. Sì, era una riserva d'acqua e mio nonno è stato, diciamo, tra gli ultimi che ancora usava questo ghiaccio. In effetti quando nevicava loro mettevano dentro la neve, la pigiavano, la compattavano in modo che diventasse un blocco di ghiaccio, poi veniva ricoperta prima con delle foglie e poi con del terreno e nel periodo estivo veniva scavata e preso questo ghiaccio e portato giù a valle per fare il famoso ratta-ratta, la granita ai turisti. Invece in epoca antecedente veniva usato come riserva d'acqua, come uso medicale e comunque erano diverse, ci sono ancora diverse fosse con Ischia verticale, una di queste l'abbiamo ripulita nell'attesa che nevichi. A Napoli continuano i disagi al vomero per cittadini e commercianti di via Morgan e via Solimena dopo la voragine che si è aperta il 21 febbraio e la colata di fango che si è verificata sabato scorso. Questa mattina si è tenuto un volantinaggio nei luoghi interessati per chiedere alle istituzioni tempi certi, il sostegno e la verifica generale della tenuta del sottosuolo cittadino. Vediamo il servizio. Tempi certi per il ripristino della viabilità, ma soprattutto per rientrare nelle proprie case e riaprire le attività commerciali. È ciò che chiedono cittadini e commercianti di via Morgan e via Solimena al Vomero. Dopo l'apertura della voragine del 21 febbraio in via Morgan, dove furono inghiottite due auto, e la colata di fango di sabato scorso partita dalle condotte di via Morgan investendo a cascata via Solimena, la questione resta delicata e i cittadini scendono in strada distribuendo volantini per chiedere alle istituzioni tempi certi e la verifica della tenuta del sottosuolo cittadino. Il nostro scopo è quello di mettere in rete i cittadini che hanno subito danni, quelli che sono stati sgomberati, le attività commerciali che sono chiuse. Noi chiediamo oltretutto una commissione comunale d'inchiesta, perché al di là della tragicità degli eventi, delle inadempienze, delle assenze, c'è stato anche un errore secondo noi grave, ovvero sia un primo intervento fatto di riempimento della voragine con del calcestruzzo che è rovinato poi giù a via Solimene, inondando via Solimene insieme a acqua e piovana e fango, e poi hanno scoperto un geomix, questa sostanza nuova molto più efficace, ma dopo 20 giorni, e quindi c'è stata una perdita di tempo, disagi, soldi che sono andati via inutilmente. Sono tanti i disagi per cittadini e commercianti in questi giorni, oltre agli sfollati
praticamente il Vomero è quasi isolato dai mezzi pubblici. Sì, è quasi isolato dai mezzi pubblici perché si sono registrate, come si sa, altre situazioni critiche. Ieri sera ancora a via Luca Giordano che è scoppiata una condotta privata, a via Pietro Castellino pochi giorni fa, a via Cimarosa ancora pochi giorni fa, e allora è un suolo che sta gridando aiuto. Noi chiediamo soprattutto che si inizi un ciclo di gestione e manutenzione della città. La città da decenni, dai precedenti gruppi politici, non viene curata per quelle che sono le esigenze della città, specifiche soprattutto per il San Martino, l'area di San Martino. Qui abbiamo tubature di carichi e scarichi delle acque che è obsoleto, fatiscente, lo si è visto, per cui non c'è gestione, non c'è controllo. Alla fine succedono questi episodi che lasciano tutti in mezzo alla strada, soprattutto i cittadini che non hanno avuto, almeno nei primi giorni, un'assistenza da parte delle istituzioni, che si sono completamente eclissate e loro dovevano ricorrere agli amici, ai conoscenti, ai parenti, chi li aveva, altri addirittura affittando qualche bed and breakfast. L'assessore Cosenza c'è sempre stato, l'abbiamo visto anche diverse volte noi che non lo conosciamo. Ma chi non si è visto sono gli alti gradi, il sindaco in primis. È stata una situazione talmente orribile, talmente paurosa, che tuttora viviamo una specie di non vita, anche se continuiamo a fare quello che dobbiamo fare per la nostra esistenza. Però è una situazione surreale e sinceramente un sindaco che non partecipa al... voglio dire anche al dolore dei cittadini, di quelli sfollati soprattutto, ma di questi, di quelli giù, dell'altra via Solimena. La sua presenza qui era doverosa. Intanto il sindaco Manfredi fa sapere che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema quanto prima e che c'è intenzione di chiedere fondi al governo e regione per un intervento sul sistema fognario cittadino. Il rispetto della disabilità è una questione di cultura per combattere l'indifferenza. Lo ha sottolineato ai nostri microfoni Paolo Colombo, che è il garante dei disabili della Regione Campania. Sentiamo. In Campania ci stiamo impegnando molto sulla disabilità. Non è un tema facile perché le risorse che ci sono sempre minori purtroppo dei bisogni e quindi spesso e volentieri si creano delle situazioni di difficoltà, di disagio. Però sicuramente la Campania nella materia dei diritti sociali è sensibile e si sta impegnando notevolmente per migliorare la qualità di vita delle persone. Volevo appunto chiederle, il prossimo anno scade il secondo mandato del governatore De Luca, un bilancio per quanto riguarda l'attività a sostegno della disabilità. Ma è un bilancio importante, un bilancio positivo. Lei pensi che il primo provvedimento che ha emanato De Luca come governatore prima di questa seconda legislatura della prima è stato proprio una legge che finanziava il trasporto per i disabili, quindi è stato il primo tema di attenzione la disabilità a cui il governatore ha prestato la sua attenzione. E questo, tra virgolette, è emblematico perché si comprende che una società civile deve dar attenzione soprattutto alle persone più fragili e più deboli, perché laddove vivono bene le persone fragili e deboli vivono bene anche meglio tutti gli altri. Ma devo dire la verità, un po' sui temi della disabilità spesso e volentieri sono dei temi trasversali. Gli obiettivi che mi pongo è quello di aiutare sempre più possibile le persone con disabilità e le loro famiglie per migliorare la loro qualità di vita, quello di far cambiare la cultura sull'handicap, perché a volte non è un problema né di leggi e a volte anche né di risorse, ma è un problema proprio di cultura, di conoscere e di riconoscere i diritti che già ci sono, le possibilità che possono essere utilizzati. Sul tema concreto, ad esempio, bisognerebbe sviluppare molto il tema della vita indipendente, del dopo di noi che è anche durante noi. C'è il problema, ad esempio, del passaggio alla maggiore età, cioè noi con il sistema scolastico diamo tutta una serie di aiuti alle persone, alle famiglie con disabilità, però dopo i 18 anni molto spesso queste famiglie vengono abbandonate. Ed ora lo sport, il calcio. L'ischitano Giovanni Martuscello torna ad essere allenatore in Serie A. Dopo gli anni passati da vice di Maurizio Sarri, in virtù delle dimissioni del tecnico da allenatore della Lazio,
La società biancoceleste ha deciso di affidare proprio a Martuscello la conduzione della squadra, pur non indicando un termine. La sensazione a caldo è che si voglia semplicemente chiudere la stagione in corso, ma chissà se in caso di raggiungimento dell'obiettivo della qualificazione in Europa, magari in Champions, la società biancoceleste non possa confermare Giovanni Martuscello anche per la prossima stagione. Bene, e su questo auspicio, prima di chiudere questo telegiornale, come sempre, vediamo il meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Quindi dovrebbe essere arrivato il bel tempo dalle nostre parti, ma chissà, teniamoci ancora cauti. Intanto chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come sempre al telegiornale nella lingua dei segni e noi ci ritroviamo alle 14. Arrivederci.